Nonostante sia ancora in corso il ritorno alla normalità in seguito all'incidente causato dai Villain e alla loro invasione, ricordate, guardatevi il video precedente, la scuola sta organizzando il tradizionale festival sportivo, che serve per gli studenti come opportunità per mostrare le proprie unicità agli eroi professionisti in cerca di assistenti. È in questa occasione che All Might rivela a Izuku che i suoi poteri si stanno indebolendo e che il festival sarà l'occasione per lui di mostrare al mondo quanto sia il suo vero valore. Purtroppo, quello che l'eroe biondo sostiene è vero. Tutto quello scontro contro Nomu, vedi video precedente, lo ha indebolito, e non di poco. Infatti più si sforza, più usa la sua Hero Form e più il tempo di quest'ultima si accorcia. In maniera drastica. Adesso il suo potere di base è di 2350 nella Hero Form. E ricordiamo, di base, ragazzi, quindi non mi venite a dire ma ammazza, è così scarso, no, quella è la base. Comunque, dopo un po' di giorni, dopo le varie organizzazioni, il torneo in diretta nazionale può avere inizio. La folla è impaziente di vedere questo spettacolare evento e tutte le classi dell'istituto sono presenti. Todoroki esprime ad Izuku la propria intenzione di sconfiggerlo e gli mostrerà il suo vero potere, senza troppi fronzoli. Il più forte della classe, infatti, non è stato con le mani in mano, ma anche lui si è allenato e il suo potere è cresciuto da 682 a 780. Con l'inizio del festival sportivo, gli studenti di tutte e quattro le divisioni della scuola, eroi, studi generali, affari e corsi di supporto, partecipano ad una corsa ostacoli. Quindi, pronti, partenza, via! Tutti iniziano la loro cavalcata. Izuku, dato che ogni volta che usa il suo quirk subisce troppi danni, decide di non usarlo per adesso. Quindi per lui le difficoltà sono molto più elevate. Durante la corsa, Todoroki, senza alcuno sforzo, supera ogni ostacolo, con Bakugo al suo inseguimento. Come detto nei video precedenti, Bakugo può usare la propulsione delle sue esplosioni per volare, mentre Todoroki usa il ghiaccio stile Silver Surfer, non so se avete presente. Comunque sia, Bakugo è migliorato e passa da 630 a 710. Giunto all'ultimo ostacolo, Izuku usa il suo ingegno per passare oltre entrambi gli sfidanti, utilizzando la propulsione delle bombe, vabbè, insomma, vi manderò il filmato, a sorpresa, e vince la gara, senza usare il minimo quirk. Tuttavia, la sua vittoria ha vita breve, in quanto scopre che nella prova successiva avrà un grossissimo svantaggio. 42 studenti sono passati. La gara successiva consiste nel formare un team composto da 4 persone, una delle quali sta sopra le altre. Quest'ultima tiene una fascia con dei punti in base alla posizione raggiunta nella corsa precedente. Chi ruba le fasce guadagna il numero di punti scritto su di esse. Izuku possiede addirittura 1 milione di punti. Quindi sa benissimo che tutti andranno contro di lui, ed è per questo che diventa scoraggiato. Purtroppo questo fa allontanare anche molti pretendenti alla sua squadra. Allora, a questo punto, decide di formare il gruppo con Ochako, che ovviamente accetta perché è cotta di Izuku a quanto pare, Tokoyami e la studentessa del corso di supporto Mei. Questa ragazza non è forte, ma i suoi gadget ed il suo intelletto alzano drasticamente il suo valore, ed arriva addirittura a 180, valore che verrà espresso soprattutto contro un personaggio che conosciamo bene in futuro. Essendo il gruppo che possiede il maggior numero di punti, riescono a malapena a difendersi dagli attacchi degli altri gruppi. Mentre gli studenti della classe B accumulano vantaggio, ottenendo tanti punti per sé. Non appena la lotta sulle spalle sta per giungere al termine, la squadra di Izuku ha un acceso confronto con il gruppo capitanato da Todoroki, e nonostante perdano il primo posto per questo, il loro lavoro di squadra garantisce l'accesso alla fase finale.
Il team di Todoroki riesce a fregare la fascia di Izuku semplicemente perché Ida è specializzato in questo, in quanto ha appreso una nuova tecnica che gli ha fatto da propulsore incredibile. Non so se si può dire bene questa frase, ma la dirò comunque. E quindi anche lui è migliorato dal punto di vista tattico e tecnico. E quindi passa da 159 a 170. L'unico problema di questa tecnica che ha usato contro Izuku è il semplice fatto che dopo i suoi polpacci praticamente si scaricano, vanno in panne, dite come volete. Ed è proprio per questo motivo che è considerata una mossa finale, che fa arrivare Ida in un determinato momento e solo in quel determinato momento a 235. Passano 16 studenti e solo questi possono avanzare alla fase finale. Questa speciale prova consiste in battaglie uno contro uno per stabilire il vincitore unico finale. Quindi un torneo, ci avete presente come quelli di Dragon Ball? Uguale. Prima che i combattenti inizino, Todoroki ha una conversazione in privato con Izuku, un'altra, durante la quale gli rivela le ragioni del suo odio nei confronti del proprio padre, il secondo migliore eroe al mondo, Endeavor. Endeavor viene descritto come una persona ambigua, piena di scheletri nell'armadio. Il figlio si dice che l'abbia fatto solo per creare il quirk perfetto per superare All Might, ghiaccio e fuoco. Il parte del fuoco è rappresentato dal padre, mentre quello del ghiaccio dalla madre. Madre che è costretta in una casa di recupero per malati mentali, e secondo il figlio è tutta colpa del padre. Questo fa sì che Todoroki odi la sua parte di fuoco e che non la voglia usare in alcun modo. Infatti fino adesso noi abbiamo visto soltanto la parte di ghiaccio di Todoroki e i suoi poteri di ghiaccio, ma non abbiamo mai assistito a un suo colpo col fuoco, o almeno non in maniera soddisfacente. Comunque sia, il secondo Hiro, Endeavor, adesso di base a 4100 ed è giustamente al secondo posto dopo All Might, anche se All Might, come detto all'inizio, sta perdendo tutti i suoi poteri. Ma ci viene anche detto che il distacco tra All Might al 100% e Endeavor è abissale. Comunque sia, adesso ci prepariamo alla fase finale, la fase che tutti aspettano. Finalmente si scoprirà il vincitore. I 16 studenti rimasti avanzano alla gara finale, consistente di battaglie uno contro uno per stabilire il vincitore unico finale. Il torneo d'eliminazione ha quindi inizio, sotto il boato del pubblico impaziente di vedere un grande spettacolo. Il primo incontro è Izuku 430 contro Shinso, un ragazzo che ha un quirk molto particolare. Chiunque gli risponde sarà vittima del suo controllo. Basta una banale risposta per essere attivato. Non sappiamo molto di più, ma un quirk simile ha un potenziale pressoché infinito e quindi indefinito. Per il fisico invece ha un banale 12. Il combattimento inizia con il nostro protagonista che viene subito colpito dall'abilità ipnotica di Itoshi Shinso, ma riesce a liberarsi all'ultimo momento grazie al One for All e a vincere la sfida. Infatti, come detto in precedenza, l'avversario fisicamente non è assolutamente dotato. Il prossimo scontro è quello tra Todoroki 850 e Dantasero 146. Come possiamo vedere, ogni personaggio della UA continua a crescere e quindi ad aumentare il proprio potenziale. Lo scontro inizia e Todoroki mostra il proprio potere travolgente con un attacco che crea una spazzata di ghiaccio gigantesca. Il pubblico rimane inerme davanti a cotanta potenza. Dantasero non può fare nulla. Todoroki vince facilmente la battaglia, diventando lo sfidante di Izuku nel prossimo combattimento. Il festival sportivo prosegue con altri 6 combattimenti. Ibara Shiozaraki 180 contro Denki Kaminari 285. La prima ottiene una vittoria abbastanza rapidamente contro un Kaminari che effettua un attacco da 510. Lei però riesce a neutralizzarlo facilmente grazie al suo quirk dei capelli erbosi, il quale è perfetto come isolante. Quindi, come potete notare, non per forza il più forte vince sempre. Altro combattimento della prima fase. Mei, per sapere il suo livello guardatevi i video precedenti, contro Ida, il quale è diventato più forte, 290. La prima manipola Ida per poter mostrare le proprie tecnologie alle aziende di supporto, lasciandogli poi infine la vittoria. Successivamente
successivamente Mina Shido, 145, sconfigge Yuga Oyama, 130, dopo aver scoperto i suoi punti deboli, mentre Yaorozu, 210, viene sopraffatta dalla velocità di Dark Shadow di Tokoyami e spinta quindi fuori dal ring. Quest'ultimo ha raggiunto una potenza di 460. L'incontro successivo vede Tetsu Tetsu, 290, contro Kirishima, 292. Questi hanno una contesa in stile casalingo, che finisce con un pareggio in quanto il loro quirk è quasi identico. Tutte e due puntano sull'indurimento del corpo. Mentre si svolgono tali scontri, Ochako si prepara all'ardua battaglia che l'attende contro Bakugo. Arrivato il momento fatidico, Ochako usa svariate strategie per poter battere il suo avversario, arrivando a 287. Tuttavia, nonostante i suoi piani, Bakugo vince dopo che Ochako cade a terra priva di conoscenza, dopo aver fatto una grandissima mossa. Il biondo in questo scontro raggiunge gli 820, ma non si è impegnato al massimo, o almeno non ha portato il suo quirk alla massima potenza, anche se ha quasi rischiato di perdere. In seguito la ragazza ha una conversazione telefonica con il proprio padre, il quale cerca di consolarla, ma senza successo. Nel frattempo Tetsu Tetsu e Kirishima hanno una sfida a braccio di ferro per stabilire chi procederà alla fase successiva del festival. Kirishima vince e i due diventano amici. Izuku intanto si prepara per il suo combattimento con Todoroki, uno dei più attesi. Acclamati dalla folla iniziano. Il giovane allievo di All Might, in cerca di un sistema per vincere, prova a forzare l'uso del lato sinistro da parte di Todoroki, in modo che entrambi possano scontrarsi alla massima potenza. Izuku cerca di parare i colpi di ghiaccio di Todoroki, raggiungendo i 1190, mentre il figlio di Endeavor tocca i 1200. Mentre si svolge lo scontro, attraverso un flashback viene mostrato maggiormente il passato di Todoroki. Il giovane ricorda sua madre, che non c'è alcun problema nell'utilizzare il proprio lato sinistro, poiché voleva diventare un eroe. Quindi Izuku combatte contro un Todoroki che fa uso di entrambi i propri lati. Il suo potere cresce vertiginosamente e anche Izuku carica l'attacco finale. Il momento è concitato. I due ragazzi lanciano le loro mosse potentissime, da rispettivamente 6300 e 7200. Cementos e Midnight cercano di fermare la sfida prima che i due utilizzino i propri attacchi finali, ma senza riuscirci, data la potenza dirompente dello scontro. Izuku finisce fuori dal ring, mentre Todoroki vince l'incontro. In seguito a questo incredibile scontro, Izuku ha riportato un danno significativo alla propria mano destra. L'infermiere della scuola, Recovery Girl 5, si rifiuta di curarlo nuovamente in futuro, nel caso in cui il giovane riportasse nuovamente danni simili per via del proprio quirk. All Might racconta ad Izuku di essere nato senza quirk e di essere stato simile a lui da giovane. Todoroki invece, confrontatosi con Endeavor, afferma di essere stato in grado di utilizzare il potere legato al proprio lato sinistro, perché non ha smesso di pensare a lui. Nel frattempo, nei combattimenti rimanenti del secondo round, Ida e Tokoyami sconfiggono i rispettivi avversari, Shiozaki e Ashido, mandandoli fuori dal ring. Bakugo invece si trova contro Kirishima, il quale cerca di resistere agli attacchi dell'avversario, indurendosi e potenziandosi fino ai 490, ma con i suoi poteri esplosivi da 1100, il biondo riesce ad avere la meglio. Quindi passiamo alla terza fase, dove Ida deve vedersela contro Todoroki. Dopo un inizio in cui il primo dà il meglio di sé, toccando i 670, Todoroki inizia a fare sul serio e Ida rimane congelata a causa dei poteri da 1150 dell'avversario, impedendogli quindi di proseguire il combattimento. Lo scontro dopo è molto interessante. Bakugo si scontra contro Tokoyami. I due iniziano lo scontro e arrivano rispettivamente a 1350 e 1230. Trovato nella luce il punto debole dell'avversario, il biondo riesce a vincere arrivando in finale. Nel
Nel frattempo Ida scopre dalla madre che suo fratello Ingenium è rimasto ferito nell'inseguimento del villain Stain, lo Stermineroi. Quest'ultimo inoltre viene invitato da Kurogiri ad incontrare Shigaraki per poter entrare a far parte della Lega dei Villains. Todoroki è ancora insicuro sul quanto dovrebbe utilizzare i poteri del lato sinistro. Quindi, nello scontro finale del festival, Todoroki attacca Bakugo con il ghiaccio e Bakugo si arrabbia, dato che vuole combattere contro entrambi i poteri del suo avversario, altrimenti non avrebbe la gioia di vincere. I due hanno un potere durante lo scontro di 2800 e 2750. Si stanno impegnando quasi al massimo. Dopo che Izuku lo incita, Todoroki decide inizialmente di utilizzare il proprio lato sinistro, ma improvvisamente rinuncia quando Bakugo sta per attaccarlo. Il colpo sembra fortissimo e arriva a 4320. L'impatto dell'attacco manda Todoroki fuori dal ring e Bakugo viene così dichiarato vincitore. Purtroppo arrabbiato, il ninja biondo cerca di proseguire la battaglia, ma Midnight lo ferma. Successivamente, All Might premia tutti con una medaglia, compreso Bakugo, che non accetta la sua vittoria. Ma alla cerimonia Ida non è presente, in quanto direttosi all'ospedale per vedere le condizioni del fratello. Dopo che tutti fanno ritorno a casa per riposarsi, Shuto decide di andare a trovare la madre, che non vede da molti anni, per risolvere i traumi del suo passato. Il festival sportivo si è concluso e tutti si sono ripresi dalle ferite. Bakugo ha ottenuto la vittoria contro Todoroki dopo un combattimento spettacolare, anche se quest'ultimo non ha lottato al massimo delle sue possibilità e questo Bakugo non sembra averlo preso molto bene. Dopo qualche giorno Aizawa, per vedere il suo livello di combattimento guardatevi i video precedenti, annuncia che gli studenti devono scegliere il proprio nome da eroe e dato che gli studenti hanno ricevuto molte richieste dagli eroi professionisti, tutti dovranno frequentare uno stage di una settimana presso un'agenzia di eroi. Midnight partecipa per dare la propria opinione sulle richieste dei nomi da eroi degli studenti. Successivamente, tutti gli alunni scelgono un'agenzia per il loro stage. Izuku non è ancora sicuro riguardo a quale agenzia debba recarsi, quando improvvisamente All Might compare, annunciandogli che il suo maestro, Gran Torino, si è mostrato disponibile. Izuku accetta, mentre Ida sceglie un'agenzia presente nell'area in cui suo fratello è stato attaccato. Il giorno seguente gli studenti iniziano la loro settimana di stage. Così il programma di tirocinio da eroi inizia e il nostro protagonista raggiunge Gran Torino, attualmente 2500 di base, ma in passato era molto più forte. Questo però non sembra rivelarsi la persona adatta ad insegnare qualcosa di utile agli occhi del giovane. Tuttavia, dopo avergli mostrato i propri poteri, arrivando a 2900, Gran Torino sprona Izuku ad usare il suo quirk per attaccarlo, testando così le sue capacità. Il nostro protagonista arriva a 3200, ma il suo nuovo maestro gli rivela che sta utilizzando l'unicità in maniera troppo avventata e che si limita, notevolmente, a causa della propria ammirazione provata per All Might. Nel frattempo, anche gli altri studenti hanno raggiunto i propri luoghi di tirocinio e Tenya è in cerca dello Stermineroi, Stain, dal valore ancora sconosciuto. Izuku comunque si allena duramente con Gran Torino e inizia a comprendere l'essenza di One for All, accrescendo pian piano più valore, arrivando a 510 di base. Mentre gli altri studenti proseguono con il loro tirocinio, Bakugo arriva a 805, Todoroki 850 e Uraraka 270. Izuku viene sfidato da Gran Torino a colpirlo entro 3 minuti. Il ragazzo, comunque, dopo un po' di tempo, perde la sfida, anche se il maestro gli fa i complimenti per il netto miglioramento del controllo di One for All rispetto al giorno prima. Successivamente Gran Torino decide di portare Izuku ad Osu per farlo combattere contro dei villain. Altrove All Might incontra il detective Tsukakushi
Tsukauki, vabbè, avete capito, 19, che lo mette al corrente di ciò che ha scoperto su Nomu, o per meglio dire sui numerosi Nomu. Nel mentre, Stain viene ricevuto da Shigaraki. Il loro incontro va molto male, a causa di un contrasto di ideale tra i due. Stain rifiuta così di unirsi alla Lega dei Villain e viene rimandato ad Ozu. L'antagonista per ora principale, infuriato, invia ad Ozu dei Nomu da un potere di 2400. Di valore fisso, in modo da far notare alla popolazione la sua organizzazione. Un Nomu attacca il treno su cui sono presenti anche Izuku e Gran Torino. Il vecchio prontamente allontana la creatura per poterla affrontare. Intanto Ida trova Stain e si prepara ad affrontarlo. Mentre il nostro protagonista va alla ricerca di Gran Torino, quest'ultimo è alle prese con Nomu, il quale tenta di attaccare i civili. In aiuto del vecchio accorre anche Endeavor, che si trovava in città con Shuto. Nello stesso tempo Izuku trova alcuni Pro Heroes combattere contro dei Nomu e, ascoltando le parole di Manual, capisce che Ida si è allontanato per cercare Stain. Dopo poco lo trova combattere contro Ida, il quale sta cercando di battersi contro un nemico molto più forte di lui, raggiungendo i 730, ma non è abbastanza. Lo Stermine Eroi riesce a ferire Ida e a immobilizzarlo grazie al suo quirk. Il potere del nemico in questione è molto particolare, in quanto riesce ad immobilizzare una persona soltanto bevendo una piccola parte del suo sangue. Basta anche una goccia, e il gioco è fatto. Dopo una serie di colpi, Midoriya rimprovera Ida per aver pensato alla sua vendetta piuttosto che soccorrere una delle vittime. Il nemico ha un valore attuale di 5300. Stain, quindi, si prepara ad uccidere il ragazzo, ma Izuku interviene in tempo e inizia ad affrontarlo. Ma questa volta veramente. Ora il nostro eroe ha imparato ad utilizzare meglio il suo quirk, utilizzando il full count, 800 di base. Ben presto però anche Deku viene immobilizzato dal quirk del killer, anche utilizzando il suo potere, fino a 3700. Proprio in questo momento giunge sulla scena anche Shuto, che aveva ricevuto un messaggio dal compagno, e si unisce alla battaglia. Durante lo scontro, il ragazzo metà fuoco e metà ghiaccio aiuta i suoi amici mostrando un potere pari a 3500. Dopo pochi secondi, il nuovo possessore di One for All riprende a muoversi e capisce che il tempo dell'immobilità dipende dal gruppo sanguigno di ogni persona. Verso la fine, anche Ida inizia a muoversi nuovamente. E questo succede proprio al momento giusto, giusto in tempo per salvare Shuto dalla katana di Stain, il quale sta facendo vedere quasi tutto il suo potere da 6230. Quando anche Izuku si riunisce alla battaglia, i tre studenti riescono finalmente ad assestare un potente attacco combinato da 8280 ai danni del villain, mettendolo fuori combattimento finalmente. Altrove, ad Ozu, Endeavor e Gran Torino continuano il loro incontro con uno dei Nomu. I loro valori raggiungono rispettivamente 5800 e 4100. L'eroe numero 2 poi si appresta ad eliminare anche gli altri Nomu in città, ma non sta ancora mostrando tutto il suo valore. Intanto Todoroki trattiene l'Hero Killer, sconfitto, usando la corda, e Native trasporta un Izuku ferito in strada. Così Gran Torino li incontra e rimprovera un'altra volta Izuku per aver lasciato il treno. Non si sa che cosa poteva succedere, ma sicuramente i nostri protagonisti potrebbero non essere qui tra noi. Il loro nemico infatti era veramente forte questa volta. Gli altri eroi arrivano per chiamare un'ambulanza per i feriti e la polizia per arrestare Stain. Tenya intanto vorrebbe scusarsi con i suoi amici, ma un Nomu sopravvissuto li attacca. Sarà lo stesso Stain ad uccidere la creatura, facendo vedere un potenziale da 8100, salvando Izuku nel processo. Poi, nonostante sia gravemente ferito, afferma che i falsi eroi e i patetici criminali nella società devono essere epurati per creare una società più giusta. Detto questo, con una freddezza che solo un killer può avere, si prepara ad attaccare i presenti, creando terrore assoluto. Tutti sono immobilizzati. Stain potrebbe fare un macello, in quanto il suo potere è nettamente superiore e può ancora aumentare. Probabilmente non abbiamo visto la sua piena potenza, ma i suoi polmoni perforati gli fanno perdere conoscenza.
Non sappiamo ancora se sia morto o se sia vivo. Quello che è certo è che i nostri eroi l'hanno scampata bella. Quindi vengono tutti portati in ospedale, in seguito al combattimento. Ma una nuova minaccia si prospetta all'orizzonte, la quale vedremo però soltanto nella prossima puntata dei livelli di combattimento di My Hero Academia. Nonostante tutto, Stain, secondo me, è stato uno dei villain più fighi e più belli, se si può dire così, scusatemi il termine figo, di My Hero Academia. Ma ancora non abbiamo visto niente. Ida, Midoriya e Todoroki si trovano ricoverati in ospedale in seguito al combattimento e ricevono una visita del commissario Tsumagara, l'ispettore di polizia di Osu, 35, assieme a Gran Torino e Manuel. L'ispettore, in qualità di poliziotto, dovrebbe punire i ragazzi e gli eroi professionisti per aver fatto uso delle loro unicità per ferire qualcuno, ma in veste di difensore della pace li ringrazia per aver fermato un criminale. Insieme decidono di nascondere le loro responsabilità dalla vicenda, affidandola a Endeavor. Ida resta ferito gravemente al braccio sinistro, ma decide di non operarsi e di aspettare di diventare più forte. Midoriya è d'accordo con lui e farà la stessa cosa con il suo braccio. L'ideologia di Stain, cioè far tornare gli eroi di una volta eliminando quelli attuali, si diffonde su internet e la maggior parte della popolazione inizia a concordare con lui, nonostante le notizie non parlino dei Nomu. Facendo arrabbiare Shigaraki, sempre più persone iniziano a parteggiare per l'unione dei villain, per via del pensiero di Stain. Nel frattempo, Gran Torino è preoccupato per un ritorno di All For One, il nemico più forte in circolazione. Quindi chiede a All Might di parlare seriamente a Midoriya di tutto quello che riguarda One For All. Izuku rimane all'Osu General Hospital il quinto giorno dello stage. Tenya invece ha deciso di trascorrere del tempo con la sua famiglia. Le ferite di Shuto non erano così gravi, così torna all'agenzia di suo padre. Mentre si allontana, il ragazzo dice a Izuku che spera di far vergognare suo padre da quando ha aiutato a sconfiggere Stain al posto suo. Dopo che se ne va, Izuku pensa a come se la stiano cavando gli altri studenti. Altrove, infatti, Kazuki e Best Genius, 2600 di base, pattugliano le strade, ma il giovane ha idee completamente diverse da quelle del suo insegnante e finisce per essere continuamente rimproverato. Il suo valore comunque aumenta. Nell'agenzia di Gunhead, l'eroe della battaglia 1300 insegna a Uchako le basi di autodifesa. Itsuka e Momo accompagnano Uwabami 890 tra il pubblico mentre circondata da suoi fan. Fort Kind 1650 porta Kirishima e Tetsutetsu a ripulire un parco locale e Death Arms 2050 guida Kyoga attraverso una vera missione di salvataggio. Sulla nave Oki Mariner, Tsuyu è la stagista di Selki 1930 e la sua aiutante si chiama Sirius 450. Dopo un po' dei villain si fanno avanti, capitanati da Innsmouth 980. La ranocchia, dopo un breve scontro con l'equipaggio, riesce a far catturare i clandestini. Successivamente Tsuyu dice a Sirius di aver capito cosa è importante per essere un eroe. I criminali comunque vengono tutti arrestati e la guardia costiera ringrazia Tsuyu per il suo coinvolgimento nelle operazioni. Dopo questo periodo di stage si ritorna in accademia ed i nostri apprendisti eroi si trovano a dover svolgere un'esercitazione in cui Midoriya stupisce tutta la classe con le abilità prese da Gran Torino, arrivando di potenziale base a 910. Pure Todoroki e Bakugo sono cresciuti ancora, arrivando rispettivamente a 1030 e 940. All Might chiede al suo successore un colloquio privato. È giunta l'ora che Midoriya venga a conoscenza dell'origine di One For All. All'avvento dei superpoteri, un dittatore acquisì l'abilità di rubare le unicità dalle altre persone, chiamata All For One, e le incanalò nei corpi di altre persone che non seppero sostenerle, diventando simile a dei Nomu. Fece la stessa cosa anche con suo fratello minore, che però possedeva già un quirk nascosto. Queste due unicità si fusero, creando il One For All. Il fratello di All For One non riuscì a sconfiggere quest'ultimo, ma trasferì il One For All ad altri, con la speranza che, se un giorno sarebbe diventato sufficientemente forte, sarebbe riuscito a sconfiggere il fratello. All Might credette di essere l'unico riuscito a
in questa impresa, ma si è appena accorto che il nemico è ancora vivo e potrebbe essere solo di Deku il compito di sconfiggerlo in futuro, dato che i suoi poteri stanno svanendo poco a poco. Comunque sia, con l'aiuto di Yaororozu, la maggior parte della classe che è rimasta indietro con lo studio riesce a superare gli esami scritti di fine semestre. La prova pratica, comunque, non sarà affrontare dei robot come lo scorso anno, ma una sfida tra due studenti e un professore. Questa scelta è stata approvata dagli insegnanti in vista della formazione di coloro che, con molta probabilità, in futuro dovranno affrontare l'unione dei villain e Stain, lo stermineroi. Le associazioni tra gli studenti sono state fatte basandosi sui loro punti deboli comuni, sia quelli fisici che quelli relazionali, e per assicurarsi di non essere in vantaggio, gli studenti avranno la possibilità di fuggire dal campo di gara e i professori indosseranno dei pesi. I primi a sfidarsi sono Kirishima e Sato contro Sementos 2210. Purtroppo, dopo un breve scontro anche mentale, i due perdono per mancanza di resistenza, quindi si inizia subito con una sconfitta. Alla grande, ragazzi! Giustamente in questo momento i professori sono molto più forti degli studenti, ma le cose forse stanno per cambiare. Le altre coppie studiano delle strategie, Midoriya e Ochako assistono alle gare dei monitor, cercando una soluzione. Il secondo scontro è Asui e Tokoyami contro Ectoplasm. I due all'inizio sembrano in difficoltà, ma dopo un po' trovano una strategia vincente e riescono a vincere giocando con astuzia. Ectoplasm è un professore con un quirk stranissimo, capace di sdoppiarsi. Il suo livello attuale è di 2240. Subito dopo, Ida e Ojiro lottano di squadra e vincono contro Power Loader 1890. Yaoyorozu e Todoroki devono scontrarsi con il professor Arizawa. Oh ragazzi, ma quanto è difficile Yaoyorozu. Yaoyorozu, cioè non mi viene una volta su 10. Voi non avete idea di quante volte lo devo registrare sto nome del cavolo. Yaoyorozu. Yao, vabbè, insomma, meno male che c'ha le poppe almeno. La loro sfida risulta più complessa. Todoroki inventa subito un piano, il quale non sembra andare come voluto. Purtroppo, quindi, fallisce. Come se non bastasse, il ragazzo viene anche catturato. Yaoyorozu, sentendosi inferiore, scappa, ma Todoroki capisce che è lei la carta vincente da giocare per vincere e decide di starla a sentire. Quindi viene sviluppato un nuovo piano che questa volta si rivela vincente. La ragazza, avendo acquisito più sicurezza, arriva a 590 di base. Ovviamente tutte queste sfide si basano sul fuggire, perché ovviamente è troppo difficile sconfiggere i professori in questo momento, mentre trovare la via di fuga è la scelta più ovvia. Continuano gli esami pratici per gli studenti della sezione A. Uraraka e Oayama vincono contro il professore numero 13. Per vedere il suo livello dovete vedere i video precedenti cliccando qua in alto sulla i. Kaminari e Ashido si ritrovano contro il preside Nezu, il quale si dimostra di un'intelligenza superiore a tutti. Ed è proprio questo il suo quirk. La sua potenza è difficile da definire, essendo basata esclusivamente sull'intelligenza, ma si pensa abbia un valore intorno ai 2000, anche se in uno scontro uno contro uno, senza poter fare chissà quali strategie, probabilmente alla peggio. Koda e Jiro, dopo un breve scontro, vincono contro Present Mike. Agagure e Shoji vincono a fatica contro il professor Snipe, un Hiro dal valore di 2150. Sero e Mineta, invece, riescono a vincere contro Midnight. Mo' abbiamo proprio una serie positiva di vittorie infinita. Anche se Mineta ha rischiato grosso. Il valore di Midnight è di 1670. Infine, Midoriya, rimasto a guardare fino all'ultimo minuto, si prepara ad affrontare l'insegnante più forte di tutti, All Might, e lo dovrà fare insieme a Bakugo.